crocchette di cavolfiore. Benvenuti nella mia cucina. Comincia pulendo un cavolfiore, togliendogli le foglie esterne, il torsolo e separando le varie cimette. Poi metti a cuocere in acqua bollente, leggermente salata, per circa 15 minuti. Scola il cavolfiore e lascialo una decina di minuti a raffreddare. Schiaccialo con uno schiacciapatate in una ciotola capiente. E aggiungi sale, pepe e origano secco. Se vuoi, aggiungi altri aromi a piacere. Aggiungi anche un uovo e comincia a mescolare. Aggiungi adesso il formaggio grattugiato e una prima parte di pane. Il pane aggiungilo poco alla volta fino a ottenere la giusta consistenza. L'impasto deve risultare sodo ma morbido. Adesso comincia a formare le crocchette. Preleva una manciata di impasto e come prima cosa dagli una forma sferica. Poi arrotolandolo dagli una forma allungata. Rifinisci per bene la forma schiacciando i lati. Poi appoggialo su un vassoio o un piatto e continua fino a terminare l'impasto. Alla fine metti in frigo finché non sono pronti gli ingredienti per la panatura. In una ciotola sbatti due uova e aggiungi un pizzico di sale e un goccio d'acqua. Poi per panare serviranno anche la farina e il pane grattugiato. Quindi passeremo le crocchette prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pane. Scalda l'olio di semi a circa 170 gradi e comincia a friggere le crocchette. Io ne friggo 5-6 alla volta perché ho una pentola ampia. Scolale su carta gialla e servile calde. Buon appetito!